Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino è stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà. E così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione. Farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri cuori. Donaci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli. Donaci tre pani della vita, nell'infinito eterno immenso, tuo volere, insegnaci il tuo amore, per liberarci da Padre, tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera. Padre, 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 tu sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume 12, 16 giugno 1919. Stavo pensando nel mio interno, dove sono le pene che il mio dolce Gesù mi aveva detto di farmi parte, mentre non soffro quasi nulla, ed il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, come ti inganni, tu calcoli le pene corporali, ed io calcolo le pene corporali e morali. Quante volte sei stata priva di me? Era una morte che tu sentivi, ed io mi sentivo riparato per le tante morti che si danno col peccato le anime, e tu prendevi parte alle tante morti che ho sofferto. Quando ti sentivi fredda, era un'altra piccola morte che sentivi, ed
e venivi a prendere parte al freddo delle creature che vorrebbero raffreddare il mio amore, ma il mio amore trionfante del loro freddo lo assorbe in me per sentire la morte del loro freddo e do al loro più ardente amore. Così di tutte le altre tue pene, erano i mali opposti delle creature, che come tante piccole morti ti facevano prendere parte alle mie morti. E poi non sai che la mia giustizia, quando è costretta dall'impietà dei popoli a versare nuovi flagelli, ti sospende le pene? I mali saranno tanto gravi da far raccapricciare. So che questa è una pena per te, ma anch'io la ebbi questa pena. Avrei voluto liberare le creature da tutte le pene, sia nel tempo che nell'eternità, ma dalla sapienza del Padre non mi fu accordato e dovetti rassegnarmi. Vorresti tu forse superare la mia stessa umanità? Ah, figlia, nessuna specie di santità è senza croce. Nessuna virtù si acquista senza l'unione delle pene. Sappi però che ti pagherò ad usura tutte le mie privazioni e le stesse pene che vorresti soffrire e non soffri. 27 giugno 1919. Continuando il mio solito stato, il mio amabile Gesù mi faceva vedere il suo cuore santissimo, dicendomi: figlia mia, quante virtù praticò il mio cuore, tante sorgenti si formarono in esso, e come si formavano, così scaturivano innumerevoli rivoli che, zampillando fin nel cielo, glorificavano degnamente il Padre a nome di tutti, e questi rivoli dal cielo ricadevano a bene di tutte le creature. Ora, anche le creature, come praticano le virtù, nei loro cuori si formano le piccole sorgenti che scaturiscono i loro piccoli rivoli che si incrociano coi miei. Rivoli che, zampillando insieme coi miei, glorificano il Padre Celeste e scendono a pro di tutti, e formano una tale armonia tra il cielo e la terra che gli stessi angeli ne restano sorpresi all'incantevole vista. Perciò sii attenta a praticare le virtù del mio cuore per farmi aprire le sorgenti delle mie grazie. 11 luglio 1919. Passo giorni amarissimi, il mio amabile Gesù poco o nulla si fa vedere, o al lampo e alla sfuggita. Ricordo che una notte si fece vedere stanco e sfinito e portava come un fascio di anime in braccio, e guardandomi mi ha detto: ah, figlia mia, sarà tale e tanta l'uccisione che faranno che si salverà solo questo fascio di anime che porto fra le mie braccia. A che pazzia è giunto l'uomo? Tu non ti turbare, sii fedele nella mia assenza, e dopo la burrasca ti pagherò ad usura tutte le mie privazioni, moltiplicandoti a doppio le mie visite e le mie grazie. E quasi piangendo è scomparso. È inutile il dire lo strazio del mio povero cuore. Un altro giorno, quasi sorvolandomi davanti, mi restò una luce nella mente che il benedetto Gesù, come ha disteso il cielo sul nostro capo, così ha disteso un cielo nell'anima nostra. Anzi, non uno, ma più cieli. Sicché cielo è la nostra intelligenza, cielo è il nostro sguardo, cielo è parola, l'azione, il desiderio, l'affetto, il cuore. A differenza però che il cielo esterno non si muta, né crescono né decrescono le stelle, ma i cieli del nostro interno sono soggetti a mutamenti. Sicché se il cielo della nostra mente pensa santamente, come i pensieri si formano, così si formano le stelle, i soli, le belle comete. E il nostro angelo, come li vede formati, li prende e li va situando nel cielo della nostra intelligenza. E se il cielo della mente è santo, lo sguardo è santo, la parola, il desiderio, il palpito sono santi. Sicché gli sguardi sono stelle, la parola è luce, il desiderio è cometa che si estende, il palpito è sole e ognuno dei sensi orna il suo cielo. Invece se la mente è cattiva, niente di bello si forma, anzi si estendono tali tenebre da oscurare tutti gli altri cieli. Sicché lo sguardo manda lampi di impazienza, la parola tuona bestemmie, i desideri gettano saette di passioni brutali, il cuore dal suo seno sprigiona grandine devastatrice su tutto l'operato della creatura. Poveri cieli, come sono oscuri, come fanno pietà. Sono brani oltremodo belli,
e significativi quelli che abbiamo ascoltato, soprattutto perché ci ricordano alcune, come dire, coordinate basilari della vita nella Divina Volontà, che non dobbiamo mai dimenticare, meno che mai pensare che siano in qualche modo, come dire, superate o obsolete o in qualche modo, diciamo così, da scartare, ecco, nell'ambito della vita nel divin volere. Mi riferisco in particolare, perché qui Gesù a tutte queste cose fa riferimento. Uno, alla croce. Nessuno pensi mai che la felicità indicibile che è promessa a coloro che vivono nella Divina Volontà, così come il rivivere in un modo non pieno ma vero i gaudi, i trastulli e le bellezze dell'Eden, non esclude affatto, anzi, la dimensione della croce. Gesù dice esplicitamente: nessuna specie di santità è senza croce, nessuna, quindi nemmeno la santità delle santità, che è il vivere nel divin volere. Non esiste santità senza la croce. Questo ce lo dobbiamo mettere bene in mente. Croce, quindi, che significa tutto ciò che questo misterioso, ma neanche troppo, termine usato da Gesù per indicare la vita cristiana esprime, deve essere considerato parte integrante della nostra esistenza. Per esempio, una dimensione della croce, non certamente la più dolorosa e severa, è la pratica delle virtù. Allora, noi sappiamo che tante volte Gesù, per far comprendere alcuni tratti differenziali negli scritti, fa la differenza tra la santità del vivere nel divin volere e la santità, diciamo così, ordinaria del vivere praticando le virtù. E lo fa appunto per spiegare che mentre un atto di virtù compiuto con volontà semplicemente, meramente umana, è un atto finito per quanto buono e ordinariamente imperfetto, un atto, il medesimo atto, anche più piccolo, compiuto nella Divina Volontà, è un atto infinito e, almeno dalla parte di colui al quale si unisce, che è la volontà divina, perfetto. Ma questo non significa che la vita nella Divina Volontà è cammino che prescinde dall'esercizio delle virtù, perché nel secondo brano che abbiamo ascoltato Gesù parla delle virtù praticate dal suo cuore e gli dice, e dice a Luisa, lei dice, poi ci torneremo, sii attenta a praticare le virtù del mio cuore. Poi vedremo quali sono le virtù del cuore di Gesù, per farmi aprire le sorgenti delle mie grazie. Quindi la croce va abbracciata, perché nessuna virtù si acquista senza l'unione delle pene, e le virtù vanno praticate. Ancora, nel terzo brano che abbiamo ascoltato, Gesù mostra come dalla mente, qui però intendendo la mente veramente come la profondità del nostro spirito, no? Certamente il luogo dove si formano i nostri pensieri, da questo è condizionato tutto il nostro essere. Ecco perché è importantissimo nella nostra vita imparare a chiederci spesso: a cosa sto pensando? Io ricordo quando siamo un pochino innamorati, si chiede spesso alla propria innamorata o innamorato: che pensi? Credo che sia una cosa abbastanza diffusa questa, no? E noi vorremmo sentirci sempre rispondere, quando siamo stati innamorati, volevamo o vogliamo, se lo siamo tuttora: ah, sto pensando a te.
Sto pensando a qualcosa che faremo insieme, sto pensando a qualcosa di bello. Ecco, noi dovremmo in qualche momento della giornata rivolgere questa domanda a noi stessi. A che stai pensando? A chi stai pensando? Cosa stai pensando? Che te frulla veramente? Ed ecco un altro punto saliente, mai sufficientemente evidenziato, dell'autentica vita nella divina volontà, che è vita interiore, vita di vigilanza interiore. Cioè una persona che vive nella divina volontà, per esempio, quando fa l'esame di coscienza e quando si va a confessare, scandaglia molto bene i pensieri e confessa i peccati o le imperfezioni di pensiero. Tanto per fare un esempio, confessa se ha fatto una cosa con l'intenzione di essere vista dagli uomini, lodata dagli uomini, per compiacere qualche creatura. E questo noi non dobbiamo, cioè, non dobbiamo mai cessare di chiedercelo e di farne oggetto di attenzione. Anche se dovessimo fare qualche progresso, insomma, che ci sembra che alcune cose, insomma, stiano un po' meglio rispetto al passato, questo è benissimo ed è sempre da auspicare, però il controllo, noi non possiamo mai abbassare la guardia, perché tante volte ci siamo detti che le ceneri dell'araba felice dell'umana volontà sono incessantemente in atto di riprendere vita. E per cui se cessa l'attenzione, se cessa il controllo, senza avvedercene, noi ricominciamo tranquillamente a rimodulare modi di essere, di pensare, di agire, di operare, di fare, propri dello stile umano. E lo stile umano non è stile divino. Quindi non dobbiamo mai, come dire, crogiolarci o adagiarci o sederci. Perché se nella mente tua, per esempio, tu stai in fissa che pensi ad una creatura, le cose che fai, le fai per quella creatura, non le fai per il creatore. Le cose che dici, le dici per compiacere quella creatura, non per compiacere il creatore. E c'è uno che pensa ai soldi, d'accordo? Il grande idolo di questo mondo e molti. Cioè, questa è una domanda che bisogna farsi. Cioè, pensa ai soldi, cioè, per far capire un pochino le dinamiche, perché qui certamente le spiegazioni sono sempre date in astratto. Io faccio qualche esempio, che è chiaro che sono esempi appunto esemplificativi, sono esempi non esaustivi, ma per far anche comprendere che tipo di operazioni fare, no? Se io penso ai soldi, che ne so, mi invitano a cena gli amici e la prima cosa che mi viene in mente è chi paga? Oppure quanto si pagherà a testa? Oppure ci sarà la possibilità che qualcuno me la offre la cena? L'avaro fa questi pensieri, fa. D'accordo? Brutti pensieri. C'è la possibilità che arrivi un ospite a casa? E quanto mi costerà? E quante cose in più dovrò comprare? Quanta pasta in più? Ah, devo comprare 200 grammi di pasta in più, dunque la pasta al chilo costa, non lo so, 80 centesimi, 200 grammi, quindi sarebbe un quinto di 80 centesimi. Ah, ogni volta che mangio mi costa 17 centesimi di pasta. Cioè, se noi potessimo vedere i pensieri, so questi, se il lussurioso qualunque cosa guarda, non la guarda con cuore e con occhio puro. Perché se guardo una donna, fosse pure la più castamente vestita di questo mondo, il lussurioso, la guarda sempre cercando di andare a scandagliare, a immaginarsi, almeno a fantasticare, quando questo non fosse possibile, come non deve essere possibile, vederlo chiaramente o percepirlo assai agevolmente dalle vesti esteriori, ma comincia a immaginarsi com'è quella persona e come potrebbe essere bello starci insieme. Punto. Mi si perdoni, insomma, se sono così, come dire, ecco, esplicito e evidente, però così una persona che sta pensando a Gesù, che
che pensa a lui, se vede un proprio prossimo, comincia subito a dire: questo è immagine e somiglianza di Dio. Quindi una persona è un'anima. È un'anima che ha costruito il sangue di Gesù. È un'anima che deve essere salvata. È un'anima che va rispettata. È un'anima che va sopportata se dovesse essere molesta. D'accordo? È un'anima che va aiutata se dovesse stare in difficoltà, eccetera, 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 eccetera. È un'anima che va amata. D'accordo? Come se ci avessi dinanzi Gesù, che vuole che ci amiamo gli uni gli altri come lui ci ama, eccetera, eccetera. No? Quindi capiamo che ecco perché la vita nella divina volontà è tutta interiore, il segreto è tutto interiore. Perché di ciò di cui siamo pieni, Gesù dice nel Vangelo, la bocca parla della pienezza del cuore. Ma il cuore, nella Sacra Scrittura, non è semplice. Per noi il cuore è la sede degli affetti e dei sentimenti, no? Ed è certamente condizionato da quello che pensiamo. Perché noi desideriamo quello che pensiamo, quello che attrae la nostra attenzione, d'accordo? Diventa l'oggetto. Ma il cuore, dice nella Bibbia, è appunto il punto di convergenza, il centro dell'essere umano, appunto è la sede non soltanto dei desideri, ma anche dei pensieri. Quindi pensiero e desiderio nella Sacra Scrittura hanno come sede il cuore. E quindi cosa dice Gesù? La bocca parla della pienezza del cuore. Dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. È la stessa cosa che dice, che cosa pensa la tua mente? Pensa santamente, allora man mano che i pensieri si formano arrivano stelle, sole e comete, eccetera, eccetera. E se questo cielo è santo, lo sguardo è santo. Quando guardi qualcuno non lo guarderai con occhio, come dice, con lampi di impazienza, dice Gesù, oppure con desideri malsani, o con occhio scrutatore, d'accordo, maligno, per andare a vedere tutti i difetti che c'ha e come sparlarne male appena va via, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, queste non sono cose, tanto per capirci, che partono in automatico, d'accordo? Cioè, io dico la mattina nell'atto preventivo, viene divina volontà nei miei pensieri, glielo dico, ma questo non significa che tutti quanti i miei pensieri della giornata saranno automaticamente santi, d'accordo? Perché la santità dei pensieri è cosa che certamente in primis viene da Dio, come tutte quante le cose buone, ma in cui concorre anche la mia attenzione. Ecco perché, attenzione, anche quando si parla di tante cose, no? La vita nella divina volontà non è una, tante volte anche questo l'abbiamo detto, una inerzia, quindi una inattività della volontà umana. La volontà umana è iperattiva, ma con umana si intende, se vogliamo essere specifici, la volontà dell'uomo, cioè come facoltà spirituale che viene da Dio. Mentre in senso negativo, quando si parla di volontà umana, cioè si parla di volontà umana non in quanto facoltà che viene da Dio, ma in quanto volontà che pensa in modo umano, parla in modo umano, agisce in modo umano, intesa in senso appunto negativo, cioè in modo non conforme a quello divino, in modo non soprannaturale, in modo a volte formalmente opposto a quello divino, ed ecco il peccato, eccetera. Ecco. Gesù, un'altra cosa che spiega, torniamo un po' indietro nel primo brano che abbiamo letto, è il senso della sofferenza morale, le privazioni, no? di Luisa. Che cos'è una privazione? Ti sembra di morire vivendo quando sei priva di me, giusto? Ecco, era una morte che tu sentivi. E quando un'anima fa il peccato mortale, che cos'è? Si ammazza, muore. Ecco, dato che tu il peccato mortale certamente non lo fai, e il sentire la morte del peccato mortale non è certamente una morte meritoria, nel senso che non è che va a riparare o merita qualcosa, al contrario, insomma, no? Va a meritare l'inferno, insomma. Ecco, allora, quella morte derivante dalla mia assenza sensibile ripara quella morte che deriva dalla perdita della grazia che le persone fanno peccando e suicidandosi. Quindi tu la vivi, me la offri e ipso facto ripari in me dei peccati mortali commessi dalle creature. Oppure, a volte noi ci sentiamo freddi, abbiamo detto tante volte, no? Questo è noto in
In Ascetica e Spiritualità si può leggere qualunque autore, da L'Imitazione di Cristo a Sant'Ignazio di Loyola, soltanto per citarvi i due che mi vengono in mente. Quando noi ci sentiamo freddi nei confronti di Gesù, e questo può dipendere da due cose: o da un amore raffreddato, e l'amore si raffredda, attenzione, col peccato veniale, quindi la morte, l'anima se la dà col peccato mortale, ma il freddo se la dà col peccato veniale, o anche con le imperfezioni volontarie che fanno diventare progressivamente l'anima anemica. Allora, se tu, cara Luisa, che non hai fatto peccati veniali né imperfezioni volontarie, a un certo punto ti senti fredda, non dipende da te, ma dipende dal fatto che Gesù ti toglie il senso della sua presenza, quindi il fervore sensibile e non solo sensibile, anche interiore. E questa è una cosa che fa soffrire chi ama il Signore, non poco. Dice, ma con me, Signore mio, ho fatto questa comunione che mi sento un pezzo di ghiaccio, so buono manco ha fatto in atto d'amore. Che è successo? Boh, non mi sembra che oggi ho combinato chissà cosa, no? Sempre che, certo che poi noi dobbiamo essere. Ricordare che può darsi che l'abbiamo combinato e non ce ne siamo accorti, no? Però non mi sembra. Potrebbe essere che quella freddezza il Signore in quel momento te la chiede, è una pena, è una sofferenza. Per un'anima che ama Gesù, non sentire, non esprimere anche l'amore per lui è una sofferenza. E questa sofferenza cosa fa? Tu vieni a prendere parte al freddo delle creature che vorrebbero raffreddare il mio amore. Come? Col peccato veniale e con le imperfezioni volontarie. Così si raffredda l'amore di Dio. È l'altra cosa che gli spiega. Poi gli spiega un'altra cosa ancora. Dice, tu ogni tanto, cara Luisa, mi dici che vorresti essere crocifissa, prendere tutte le pene della passione perché vorresti risparmiare ai miei figli i guai su di loro incombenti a causa dei loro peccati. E qui Gesù ci dice una cosa bellissima. Non è la prima volta che lo dice negli scritti, lo dice diverse volte. Cioè, io avrei voluto liberare le creature da tutte le pene, sia nel tempo che nell'eternità. Cioè, se Gesù avesse potuto fare quello che con la sua volontà santamente umana, piena di misericordia, voleva, non ci sarebbe stato per nessuno l'inferno, per nessuno il purgatorio, e avrebbe tolto pure tutte quante le sofferenze della vita terrena. Ma, aggiunge, dalla sapienza del Padre non mi fu accordato e dovetti rassegnare. Qui dice dalla sapienza, altrove dice dalla giustizia, perché questa cosa sarebbe una cosa certamente conforme alla misericordia e all'amore, ma non sarebbe giusta. E quindi la divinità, il Padre, ma anche la divinità stessa di Gesù, che Gesù era una persona con due nature, d'accordo? Quindi la sua volontà umana, aveva una vita sua, ma si raccordava continuamente con quella divina. Ma questo lo traspare dalle ore della passione, dice, ma come faccio, ma Signore mio, Padre, salvami tutte le anime, ma come faccio a pensare che tante anime si dannano quando una sola per me è una tragedia? E devo invece vedere che nonostante tutto quello che sto facendo ci sono un sacco di anime che si dannano. Lo dice Gesù. Allora, Gesù spiega, quando delle volte ti privo di me, oltre che darti questa sofferenza morale, è anche perché o non ti faccio vivere le sofferenze da vittima, come quelle che lui tante volte ha vissuto, insomma la crocifissione, l'incoronazione di spine, Gesù che gli versa l'amaro in bocca, eccetera. È perché sanno dei momenti in cui la giustizia chiede la sospensione, d'accordo? Chiede la sospensione del tuo stato di vittima e quindi è tutta sta buona. Perché se io non sono riuscito a risparmiargli tutti gli esseri umani, tu sarai più grande di me. Certo, noi continuiamo sempre a pregare al Signore che sia buono, che sia pieno di misericordia e che mandi tutti quanti in paradiso e che perdoni tutti quanti. Questo è il nostro dovere, d'accordo? Non dobbiamo fare altro tipo di richiesta, sapendo però che certamente la divina giustizia sempre fa il suo corso, a volte anche in questa vita, ma sempre nell'altra. Ecco, poi Gesù termina con una parola di consolazione, dice, sappi però che ti pagherò ad usura. Dice, Gesù,
Fa l'usuraio, sì, dice, t'ho prestato, cioè, tu mi hai prestato queste cose, no? Ecco, te le pago usura, te le pago. Tassi usurai, insomma, sono pazzeschi. E quindi vuol dire che sei stato privata? Ah, avrai 100.000 consolazioni e 100.000 presenze. Hai avuto la sofferenza di non potermi offrire delle pene espiatorie, te le darò, non ti preoccupare, più grandi di quelli che ti davo prima, eccetera. Ecco, sono cose, quindi capiamo come questi tre brani, ecco, ci riportano nel mondo tutto quanto divino della santità doc proprio, della santità autentica, la santità che si offre tranquillamente ad ogni tipo di croce, a quelle interiori ancora più che quelle esteriori, che sono più dolorose, alla santità che pratica le virtù del cuore di Gesù, facilissime. Quali sono le virtù del cuore di Gesù? Imparate da me che sono mite ed umile di cuore, quindi le due virtù più tipicamente proprie del cuore di Gesù sono la sua infinita umiltà, e su questo ha voglia, fa pratica, d'accordo? E l'umiltà non si manifesta quando ci umiliamo, ma quando siamo umiliati dal prossimo e dalle circostanze della vita. E lasciarsi umiliare proprio, avvoltolarsi bene nell'umiltà senza fiatare, oh, quella è grandissima santificazione. E poi sono mite, quindi gli atteggiamenti, anche gli sguardi di impazienza, come Gesù dice, devono completamente cessare di essere da noi. Quindi la mitezza deve essere roba assoluta, trasparire in tutto, anche nella calma con cui operiamo, senza fretta, certamente con sollecitudine e consolenza, ma la mitezza è imperturbabile. Ecco. E ricordiamo che dopo ogni burrasca Gesù paga ad usura privazioni e moltiplica a doppio visite e grazie. E attenzione a cosa si agita nel nostro cuore, perché i cieli del nostro interno sono soggetti a mutamenti, a differenza di quelli che si vedono. Ecco, e non dobbiamo mai permettere che nella nostra mente si formino pensieri cattivi, perché altrimenti cominciano a nascere le tenebre, che oscurano i cieli, i nostri occhi sono brutti, le parole pessime, se non sono bestemmie sono altre schifezze, volgarità, maldicenze, chiacchiere, mormorazioni, imprecazioni, nomine invano del nome di Dio, e chi più ne ha più ne metta, discorsi inutili, imprudenti, chiacchiere, ecco. E i desideri cominciano a essere una sentina di passioni brutali, non solo lussuria, ma anche l'ira, l'invidia, la gelosia, l'avarizia, la superbia. Ecco, e quindi comincia a piovere grandine devastatrice su tutto quanto il nostro operato, che è sempre inquinato da queste perverse e cattive intenzioni, che nascono dai pensieri, dal cocktail pensieri e desideri, che se è devastante, purtroppo, devasta tutto e macchia tutto. Sono bellissime le lezioni che abbiamo imparato oggi, Santa Vergine Maria, che abbiamo imparato or di passato. Ecco, nel nostro cuore rimangano chiarissime: nessuna santità senza la croce, nessuna santità senza la pratica delle virtù, nessuna santità senza una profonda vigilanza interiore. E esame ben puntuale su quello che ci passa per la testa, cosa pensiamo, a chi pensiamo, come pensiamo, eccetera. Ecco,
Camminando in questo modo cammineremo, forse facendo piccoli passi, ma cammineremo, i progressi saranno certi. Fuori di questo modo, ecco, corriamo il rischio di cadere nella pia illusione, che ci pensiamo di camminare bene, ma dovremmo pensare come San Paolo, chi crede di stare in piedi, badi di non cadere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.